Bar Centrale era veramente una cosa meravigliosa. Quando, e dove ci si trova? Al centrale. Era, era proprio un modo di dire così, dove ci si trova? Al centrale. Le catene prima, però quando si parla dei fine anni 60, primi anni 70 era al Bar Centrale. E mi ricordo di un suo collega, Zanderini, perché a quel tempo si poteva entrare con le auto, era... c'era la fermata, però noi ci si poteva entrare con le auto e si parcheggiava quasi tutti tra il Bar Centrale e il comune di Grosseto. Sì. Arrivò una mattina allo Zanderini, perché eravamo durante le vacanze natalizie. Arrivò lo Zanderini, entrò dentro in mezzo a un mucchio di macchine e disse: vai, se no ci tocca a costare, ci farà multa a tutti. A 3 minuti è finito. Uno è andato a Roccia Zanderini, ma chi l'ha fatta la multa? Tutti i diritti stanno sulle scale. No, l'ho fatta solo le macchine del comune di Grosseto, ci cioè, stanno dando l'esempio loro, che lo dovete dare voi. Ecco, lo Zanderini era così, cioè, perché l'ho conosciuto, era veramente così. E poi c'era il famoso... Infatti nacque vicino Urbano e morì vicino Urbano. Nemmeno graduato. Vado? Poi morì lì. Il famoso Bar La Posta. Detto anche c'era Bar Trombetta, ma meglio conosciuto come Bar La Posta. Interrompo per dire questo. Zanderini, tra l'altro, poteva vantare un genitore che è stato segretario del Partito Socialista in Francia nel periodo in cui nessuno aveva, voleva incarichi di questo genere. Ecco, per dire, Zanderini era veramente un personaggio al di là di tutto, era quello che se dicevi guarda 5 minuti e vengo, lui ti dava 5 minuti per davvero, non è che se dicevi 10 erano 10, se ti diceva 2 erano 2, poi ti faceva una multa, però lui faceva così, te li dava il tempo tra. Sì, lo so. Poi dire, c'è appunto il Bar La Posta, Bar Trombetta, come di Aso, perché era il Bar di Aso, Asonne, con l'appellativo di Aso, era conosciuto di fronte al Bar Martini. Poi, sì, dicevi? Bar Sandri, diceva lui sotto il comune. Il primo bar che apriva alla mattina, l'italiano, il corriere, però il fulcro di questa sera, come c'era anche il Bar La Posta. Bar La Posta, che ha detto il Bar La Posta? Che cos'era il Bar La Posta? Bar La Posta era, si può dire, il punto d'incontro dei puttanieri di Villa del Sole. No, sì, tutti. Si partiva da lì, chi partiva con Solex, chi partiva con l'autostop, poi con la macchina, però il Bar La Posta era anche un altro punto di ritrovo di quelli che facevano le corse con le macchine, si andava a fare le poste, però poi si andava a fare le corse con le macchine sulla trappola una volta, era un ritrovo anche per quello. E addirittura c'era anche la scommessa fra noi di chi poteva portare un ferito, perché allora l'ospedale era dove c'è ancora l'università, e potendo passare per il centro di Grosseto a tutta Carlara con ferito a bordo, insomma, e anche capitava, pensate un po' però ferito quando arrivava, era in condizioni disperate, stava peggio di quando si era preso, però quelli erano i tempi, quelli erano i modi, ci si fermava lì, insomma, lui era uno di quelli che ci ha pioppato molto da tutte le parti, ci correva dietro con la moto. Che venisse bene tra i 4 accidenti di San Mandarlo. Ci veniva, ma poi andava bene anche molto, tutto era questo, cioè, a difetto che era anche bravo. No, a parte gli scherzi, Grosseto è stato per me una cosa meravigliosa. Io ho studiato a Siena, ho studiato a Perugia soprattutto, e devo dire che quando tornavo a Grosseto io tornavo veramente a respirare aria di casa mia, indipendentemente da. Io, Perugia poi oltretutto è una città che mi è rimasta nel cuore, ma a parte quello, ma tornare a Grosseto per me era veramente tornare, venire a respirare, ritrovare i miei amici, passare dal Bar La Vasca, cioè episodi notturni che mi sono capitati. Ma il Bar La Vasca chi ci andava? Dillo, perché c'era un'identità diversa. Ma erano varie identità, no? Chi c'era?
e lì c'erano soprattutto quelli di destra, quelli fascisti. Mentre andavano apposta c'erano quelli di lotta continua. Sì, ma il bello è che io frequentavo tutti, e a quell'altro non mi fregava niente di come. Perché si è sempre detto quando passava una bella ragazza, si era tutti d'accordo. Il nome lo sapevi? Nick. È Nick, sì. Nick. Vabbè, Nick. Si vantava, era un tuttologo, uno che discuteva di tutto, si interessava di tutto, leggeva molto, ma soprattutto non aveva mai lavorato in vita sua, un giorno se ne andava. I tipi vitelloni che insomma, non si ritrovano più. C'era, era lui, il Bobby, che era un gruppo di ricchi, cioè Bobby era un personaggio che amato, un giorno fermò un pullman di donne e le invitò tutte a cena. Perché erano tutti. Miami? Sì, fermò il pullman, scese, lo fermò con la sua famiglia e invitò tutti a cena. Era un personaggio fatto così, anche perché era da poco, ti ha detto, non mi scappa da niente, però era da poco che era morta la mamma, era lì che si fregava le mani, tutti i soldi erano lasciati, è vero? E allora poi ce l'abbiamo, e poi nel bar centrale abbiamo parlato di un personaggio, che era il gestore, Bruno. Ma io... Ve lo ricordate, Bruno? Io sono a zero. Della serie, io sono vicino, così tanto fittato. C'era Brunino, lui aveva una cortina, forte cortina, un cremina. Poi mi viene in mente, però, per me era Bruno, sì, Brunino. Sì. E lui la sera chiudeva, a mezzanotte, quello che era le 11, e si andava a Roma, lui andava a Roma. No. Dove sei la sera? Andava a Roma, si faceva le 3, 4 del mattino con lui, si tornava. Era uno che è una cosa incredibile, lui beveva i gingillini. Gingillino era un mezzo bianco sarte a volta. Tant'è che con questi gingillini, proprio durante un periodo natalizio, si prese una sbronza. No, lui no, perché lui beveva regolarmente, ma eravamo io altre persone che beveva. Si prese una di quelle sbronze paurose, era il 29 dicembre, me lo ricordo tutta la vita. Riuscì a tornare a casa e poi ritornai lì, ero rimasto l'unico, no, c'era Roberto Bardi, che l'anno successivo morì, poverino, e si continuò a bere con questi gingillini, andando al piano di sopra, vi ricordate la scaletta a chioccio, sì, la arriva, perché in basso c'era un balcone lungo, la prima parte, fino a quando arrivava sotto la scaletta a chioccio era il bancone, e poi c'era l'altra parte che invece c'era tutta l'esposizione di tutto e c'era l'unico bar che c'era i tramezzini tipo quelli che erano a Roma, che ancora c'era l'unico che ce l'aveva, e quindi vabbè, andammo sopra, io continuai a bere con questi cingillini, con questi amici, fino a che dissi, ero pieno, dissi va, se sarà bene vado a casa, ma sai, non troppo sicuro delle mie gambe, e arrivai in cima al pianerottolo. Io mi ricordo solo che un'amica mia mi disse, ma l'ultimo dell'anno viene dal medico, sì. Non mi ricordo altro. E poi lei già c'è. L'ho fatte tutte giù le scalette, io però non mi sono fatto male perché io non me lo ricordo, che mi hanno portato a casa. E era presente di fronte al bar italiano. Quella signora che vendeva le castagne, i semi, la ricordate, sì? Ornella. Ornella. Che la lunga è sempre stata vecchia secondo me, perché ma non ha mai avuto una identità, e lei stava, c'aveva due postazioni per le noccioline, queste cose eccetera eccetera, lì di fronte al bar Marrancini, mentre invece per le castagne sì, il punto di riferimento era Piazzetta Tripoli, ma era lei che si faceva la sola barba capitava via via Mazzini sopra il San Pietro. Lei era? No, era un'amica sua. Ah, un'amica sua. Quella lì poi era anziana, che non passò tutta l'ora. Comunque, sì, questa via era, non era. Comunque, sì. Scusa, Franco, il re dei semi era Lulli. Lulli. Orazio dopo, è Lulli. Sì, sì, questo è vero, questo è vero. È stato il primo presidente dei semi. Vabbè, poi ci sono altri personaggi come venditori che non ci sono più, però sono stati meravigliosi perlomeno nella mia infanzia, i Bombolonai. Ragazzi, ma i Bombolonai ce li voglio
devono ricordare. Allora già che ci siamo, il bagnaio che in via San Martino, sì, le banane che si erano sciupate, come entrava c'era una sorta di cosa in metallo e ci mettevano i pezzi di banana, quelli che di una banana erano ancora buoni, tagliati, e costavano molto meno. Igienicamente te le raccomando. Te lo raccomando, questo sì, però. Ragazzi, ma è Bombo Romero, dei personaggi fantastici, i fotografi, da spiaggia che ti viaggiavano su e giù con quelle affari, con quelle giraffe, sono figure ovviamente che non ci sono più, soprattutto i Bombo Romero, perché sono veramente, cioè, assolutamente proibitivo, però quando sentivi arrivare anche Bombo Romero, che allora c'è vedete e le pizze. E sono rimasto sempre così perché Bombolone con la crema non l'hanno mai voluto prendere, però mi sono rifatto dopo.